Eccellenza, ma il tema della replica è il concetto di svendita, la svendita del paese. Allora, io credo che qui dobbiamo essere seri, cioè pensare che in un governo di un paese il governo adotti un progetto di legge, lo mette in prima lettura e il Parlamento parla di svendita, a me mi sembra di sognare. Allora, io dico, e la responsabilità dell'opposizione qual è? Presento 1000 emendamenti, così andiamo in esercizio provvisorio e non chiudiamo il bilancio alla fine. Questa è una responsabilità politica. Mi sembra di ricordare, io ho delle riserve sul DES, ma ne parleremo nel momento giusto, su aspetti tecnici, su aspetti applicativi, ma ne parleremo quando è il momento. Però io dico, a me, scusate, sa cosa sembra questa polemica della svendita? Mi sembra di ritornare ai tempi quando la riforma di Fondis della libera professione in quest'aula sembrava che avessimo svenduto il paese e l'Istituto per la Sicurezza Sociale. Invece, se avessimo fatto e non andati a referendum quelle leggi, avremmo 80 milioni in più nei fondi pensione oggi e non avremmo svenduto nessuno. Allora io faccio una battuta non solo all'opposizione, anche al segretario Righi, che ha usato il termine svendita, che però fa parte di quel governo che ha presentato il progetto di legge. Dico, signori, un progetto di legge in prima lettura va analizzato, criticato, se non va bene si butta nel cestino, si prende atto, non si fa un dibattito così su un progetto di legge in prima lettura, se siamo seri, e si fanno tutti gli approfondimenti che vanno fatti, dove ogni consigliere ha la responsabilità politica di entrare nel merito delle questioni. Io non accetto questa tendenza, qui non svende niente a nessuno, né del governo, né della maggioranza, neanche dell'opposizione, io credo. Siamo tutti attaccati a questo paese. Però non facciamo i populisti, Morganti. Fra l'altro le riesce anche male lei come populista. Allora io dico, secondo me si deve fare la finanziaria, si devono fare gli emendamenti, quelli che sono da accettare, che si confrontano maggioranza e opposizione, si fa un normale confronto democratico, il tempo che ci vuole, si fanno le notti, non è un problema. Il tema del progetto di legge in prima lettura sarà una normale prima lettura e poi ovviamente bisognerà fare tutte le valutazioni tecniche, politiche e opportune su un progetto di legge. Ma questo ne parliamo dopo, secondo me. A me questo patto posto in questo modo, cioè fra svendere il paese, chi svende il paese qui? Fra svendere il paese e fare la finanziaria o approvare in prima lettura un progetto di legge, quindi non viene approvato un bel fico secco, mi sembra veramente una forzatura politica, anche insinuante. Allora, abbiamo già avuto in quest'aula esempi di clamorosi errori per una paura, probabilmente, per una demagogia, per probabilmente anche delle sciocchezze dette che poi sono diventate negative per il paese. Allora, evitiamo in questa fase. Io intendevo dire questo, consigliere Renzi, abbiamo bisogno di cambiare fase nel senso di cambiare metodo di lavoro, non è sulle formule politiche che dobbiamo lavorare, è lavorare sulle cose, sui contenuti e anche scartarli se non vanno bene, però nel merito, non in questo modo come si sta facendo in quest'aula. Grazie.